Ed eccoci con un nuovo video, e questo qui è appunto il video haul degli acquisti di Campagna 15. Quindi vi farò vedere un po' le cose che hanno ordinato i miei clienti, come al solito, e le cose che ho ordinato io. Come al solito, mi ripeto, ho anche questa volta ordinato delle cosine tra le offerte riservate alle presentatrici, ma purtroppo non sono arrivate. Quindi qualcosa che non doveva arrivare è arrivato. Invece altre cose che non dovevano arrivare non sono arrivate. Comunque vabbè, va bene così. Allora vi faccio vedere al volo le cose che mi hanno preso i miei clienti. Allora mi sono stati ordinati ben, guardate qui, questi qui sono appunto i bubble bath appunto questa volta sono da 1 litro. Quindi mi sono stati ordinati ben 11 pezzi di questi bubble bath. Sono molto apprezzati dai clienti e anche da me, perché davvero ne basta pochissimo per lavare il corpo e quindi durano tantissimo, soprattutto queste confezioni da 1 litro. Quindi poi per una famiglia sono gli ideali, perché davvero con 1 litro anche una famiglia di 4 persone ci fa un bel po' di tempo. Allora, questa qui vi faccio vedere le profumazioni, non ve le faccio vedere tutte e 11, ma vi faccio vedere le profumazioni che mi hanno ordinato. Questa qui è appunto alla mora e alla vaniglia, la sto utilizzando anche io in questo momento e devo dire che è molto molto buona. Poi mi hanno ordinato, scusate mi abbasso ma li ho qua sotto, questo qui alla fragola, questa qui non la conosco, non l'ho mai provata, a me non piace molto il profumo di fragola. E anche questa qui sempre da 1 litro. Poi questa qui alla lavanda invece, questa qui la utilizza molto anche mia nonna e piace tantissimo anche ai miei zii. Sempre da 1 litro, anche questa qui, deve essere anche questa molto buona. L'ultimo bubble bath è al giglio bianco ed è questa qui, anche questa non la conosco come profumazione. Ma devo dire che è una profumazione che mi acquistano in diversi clienti, sempre da 1 litro. Queste qui erano a 4,99 euro l'uno. Poi mi hanno ordinato delle creme per i piedi. Queste qui. Allora, se non sbaglio, queste due facevano parte di un'offerta dove la cliente le ha pagate entrambe 6 euro, quindi 3 euro l'una, e sono una anticalli, mi sembra, crema levigante, sì, mentre l'altra era una crema ammorbidente per talloni. Questa qui l'ho provata nel vecchio packaging, è davvero una crema ottima, mentre questa qui è stata acquistata. Scusate, non so dove mettere le cose. Questa qui invece è stata acquistata da un'altra cliente e l'ha pagata. Questa appunto è per creme per calli ad azione intensiva e l'ha pagata 3,99 euro. Poi mi hanno acquistato questo qui, che è il nuovo correttore della Clear Skin. Scusate, non mette a fuoco. Vabbè. Tanto è inutile ve lo avvicino perché non metto a fuoco neanche da vicino. Ah sì, lo metto a fuoco. Allora, questo qui è il nuovo correttore della Clear Skin. È praticamente un correttore, quindi colorato, insomma, ma che va a seccare le imperfezioni. Stick coprente colorato, copre e contribuisce a schiarire le imperfezioni. È questo ed è fatto in questo modo. Non so se sta mettendo a fuoco, comunque questo qui. Non mi ricordo però il prezzo, se non sbaglio, meno di 4 euro però. Poi mi hanno ordinato delle matite, mi sembra tutte occhi. Sì, appunto, quindi sono 4 matite occhi, quelle appunto automatiche di Avon, che piacciono tantissimo ai clienti. Se non sbaglio erano a 3,95 euro in offerta. Quindi eccole qui. Mi hanno ordinato la nera, la tipo bronzo, poi la blu con brillantini e la d'oro con brillantini. Poi mi hanno ordinato la novità, insomma, di questa campagna, che sono i mini rossettini dell'Avon, che vi ho già fatto vedere io, mi sembra, nello scorso video haul. Ve ne apro uno giusto per farvi vedere il packaging, però non apro il prodotto.
Questo qui è praticamente il formato. Come vedete è piccolissimo perché praticamente ha la stessa quantità di prodotto degli altri rossetti, quindi se non sbaglio 3,6 o 3,8 grammi, però ha un packaging molto più piccolo. Naturalmente questo vi permette anche di portarlo molto più facilmente in borsetta o comunque con voi quando andate in giro per fare delle commissioni, perché occupa davvero pochissimo spazio. Me ne erano ordinati 3 e questi qui erano a 3,50 l'uno. Mi hanno ordinato il Perfect Peach, Blonde Sun e il Russet Dream, che è quello lì che vi ho fatto vedere che ho anch'io. Poi mi hanno ordinato 3 fondotinta compatti, eccoli qui, appunto di quelli che io adoro. Nel box informazioni vi lascio il link della review che ho fatto con applicazione e sono appunto questi qui. Anche di questi vi faccio vedere la confezione, non la apro naturalmente, non apro il prodotto. Di questi fatti in questo modo, e poi hanno un primo scompartimento dove è il fondotinta e qui sotto hanno la spugnetta con un bellissimo specchio, quindi anche pratico per ritoccare il make-up quando si è in giro. Me l'hanno preso 2 tonalità cream natural, che poi è la mia tonalità, e un altro nella tonalità nude, quindi questi erano in offerta a 7,95 euro. Poi mi hanno ordinato 3 mascara Super Shock, questi qui, no, al contrario, questi qui appunto dell'Avon, famosissimo mascara Super Shock. Vi lascio anche di questo qui il video review con applicazione qui sotto. Questo qui è, come vedete, ha un packaging rosa solamente perché è un'edizione limitata del packaging, però il prodotto è il classico Super Shock di Avon e questi qui erano in offerta a 5 euro l'uno. Poi mi hanno preso 2 oli d'argan, quindi i sieri per capelli al Moroccan Oil. E questi qui erano in offerta 2 a 7,20 euro. Questi qua li utilizzo anch'io e sono molto buoni come prodotti per capelli. Sempre come prodotto per capelli mi hanno ordinato questo balsamo praticamente volumizzante a lampone e fiori di ibisco, appunto per capelli sottili, deboli o grassi. Io ho utilizzato sia shampoo che balsamo di questa linea all'ibisco e al lampone. Devo dire che è molto molto buono anche come odore, ha un odore piacevolissimo. E devo dire che non ho avuto nessun tipo di problema io con questa linea qui. Quindi questo qui era a 2,50 euro, 3 euro, non ricordo bene. Poi hanno preso questo profumo qui, che è uno dei miei profumi preferiti Avon, che è il Tomorrow, perché era in offerta il 50 ml a 18 euro. Questo qui mi piace tantissimo come profumo, è uno dei, appunto, come vi ho detto, dei miei profumi preferiti Avon. E una cliente, insomma, ha approfittato del prezzo e l'ha ordinato. Poi mi hanno ordinato questa crema mani e unghie, ok, ed è appunto alla glicerina e alla vitamina E. Non ho mai provato questa crema qui, però vedo che la ordinano in molti. Questa qui è una 100 ml e costa 2,99 euro, cioè la cliente l'ha presa a 2,99 euro. Poi mi è stata ordinata, vabbè, una, non ve la apro, però questa qui, qui all'interno c'è la spilletta della solidarietà, appunto con 3 euro potevamo dare appunto questo contributo e devolvere parte dell'importo in beneficenza. Adesso passiamo alle cose che ho preso io, cioè le cose che sono arrivate più che altro. Allora, ho preso questa crema corpo, che però è un regalo per una cliente. Questa correttore della Color Trend, che appunto è quello che utilizzo io, e mi piace tantissimo. E appunto nella pagina Facebook vi avevo messo la foto che un giorno andava a truccare mia zia e praticamente mi sono accorta che le mancava il correttore. Allora, insomma, per ringraziarla, insomma, avermi chiamato per dargli una sistematina alle unghie, al trucco, ho voluto comprarle questo piccolo pensierino, appunto il correttore, che non aveva. Quindi queste due cose non sono, diciamo, sono state acquistate da me, ma non sono per me. Mentre le cose che sono state, appunto acquistate per me, che poi utilizzerò, sono questo qui, che è un set di bigiotteria, appunto con una perla. Mi serviva appunto una collana con una perla, perché ho gli orecchini, ho dei bracciali con le perle, ma non ho una collana. Questo
Quindi, e coordinato, cioè insieme nel set, c'erano appunto questi due orecchini, molto belli anche questi qui con la monachella. E questo set, quindi orecchini e collana, mi sono venuti 6,90 euro, quindi penso che sia un prezzo molto conveniente. Tra le offerte riservate a noi presentatrici, quindi dove troviamo anche dei prodotti che sono usciti da catalogo, rimanenze di magazzino, insomma, e naturalmente li troviamo a prezzi abbastanza convenienti. Che cosa ho trovato? La mia crema solare, appunto dell'Avon, non si vede, eccola qui, appunto con SPF 25, che è appunto la crema che io utilizzo tutte le estati da quando, insomma, sono in Avon. Mi piace moltissimo. Sono 150 ml, vi faccio vedere com'è la confezione, eccola qui, e mi piace tanto, lo utilizziamo sia io che il mio ragazzo e ci troviamo molto bene, non mi sono mai scottata. Scadenza 24 mesi dall'apertura. Perché ho deciso di prenderla? Perché appunto era in straofferta tra le, appunto, le offerte riservate alle presentatrici e perché comunque mi sta finendo cioè, la crema dell'anno scorso. Quanto l'ho pagata? Solamente 2,95 euro, ragazzi, quindi cioè, non potevo assolutamente farmela sfuggire. Questa crema sicuramente verrà riproposta, magari non so se cambieranno il packaging, che okay? Sicuramente per il prossimo anno, quindi per l'estate prossima, è una crema che vi consiglio assolutamente. Il prezzo secondo me, cioè se non ricordo male, si aggira sui 7-8 euro, quindi comunque una crema davvero economica perché in commercio se ne trovano di molte più alte, con prezzi molto più alti, e devo dire che mi piace tantissimo, protegge benissimo. Io naturalmente ci sto attenta e la riapplico più volte durante la giornata che sto al mare. Quindi assolutamente promossa e sono contenta di averla presa a così poco prezzo. Allora, ragazzi, i prodotti sono sì, tutti terminati. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete, diciamo, provato qualcuno di questi prodotti. Fatemi sapere naturalmente come vi siete trovate. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video.